Dottoressa Califano, parliamo dell'influenza 2023, del Covid e anche del raffreddore dei sintomi in tanti, moltissimi ferraresi in questo periodo a casa per colpa di queste sindromi. Era atteso il picco per le feste di Natale. Conferma anche lei questo trend? Innanzitutto sì, confermo che il trend dell'influenza e anche del Covid è in aumento. È anche il periodo dell'anno in cui è normale che ci sia un aumento di questo tipo di infezioni. Infezioni che non sono correlabili solo ed esclusivamente però a influenza e a Covid. Ci sono anche tutto un insieme di altri virus, infatti è attivo un sistema nazionale di sorveglianza delle forme influenzali da Covid, ma anche di altri virus respiratori, tra i quali rientrano a pieno titolo anche i famosi rinovirus che sono la causa del banale raffreddore. Oltre a questi, anche altri virus ancora, quale ad esempio il virus respiratorio sincitiale, un virus che è molto importante perché crea delle infezioni nei bambini piccoli e nelle persone over 65 anni. Quindi effettivamente noi abbiamo un'ampia gamma di virus respiratori che possono dare origine a delle infezioni che da un punto di vista sintomatologico sono, diciamo, anche abbastanza similari. Quindi è anche un po' difficile riuscire a discriminare, ad esempio, se si tratta di una forma influenzale o di una forma Covid, che tra le altre cose, rispondo a una delle domande, possono anche eventualmente coesistere come infezione. Purtroppo hanno sintomi che sono similari, quindi il raffreddamento, il mal di gola, la febbre alta, il dolore articolari, muscolari. Magari di Covid è un pochino più caratteristico, ad esempio, la perdita del gusto e dell'olfatto, però diciamo che la parte iniziale dei sintomi è quanto mai sovrapponibile e quindi sarebbe opportuno, magari a proprio scopo anche di diagnosi e di accertamento proprio che uno fa nei confronti di se stesso sarebbe quello di fare il tampone. Tampone che può essere fatto, ricordo, in Emilia Romagna sia nelle farmacie oppure anche in autosomministrazione se non si hanno molti sintomi con caricamento sul fascicolo sanitario elettronico. Quindi i virus stanno circolando molto anche perché abbiamo avuto un periodo anche estremamente freddo e poi dobbiamo ricordare che sono state le feste, quindi tutto il periodo di preparazione alle feste, i maggiori affollamenti nelle diverse attività commerciali hanno comportato naturalmente una maggiore esposizione a questi virus.